Nella Sardegna, che in zona bianca da 3 settimane si preparava la Pasqua, nell'ultimo sabato prima dell'arancione la gente ha voglia di non pensarci. Per i gestori di bar e ristoranti si allontana il sogno della ripresa. Ieri mi è arrivato un tonno a 110 kg, stamattina sono arrivati calamari, polpi, scorfani. Dei 6 locali tra Cagliari e Carloforte dello chef Luigi Pomata, questo è l'unico che era aperto dopo il lockdown. La perdita c'è, come siamo sull'ordine del 70%. Cosa vuol dire? 24 famiglie in meno che non lavorano. Perché non ci venite incontro con 50% di tasse, 50% di contributi? E questo apri e chiudi, dici ma ancora. Beh, noi rischiamo a livello imprenditoriale, a livello personale, a livello di famiglie, perché dopo c'è sulla coscienza delle famiglie che non puoi riprendere, che non puoi assumere. Io ho 20 persone e hanno finito il contratto, io non le ho riassunte. E queste persone qua ci pensi, però a un certo punto devi fare i conti, perché quando finisco i conti per l'azienda cosa gli dai ai dipendenti? Prendi la scatoletta di tonno e te la porti a casa. Ci spostiamo in Costa Smeralda. La terza ondata è arrivata anche qui, allontanando l'apertura della stagione. Voi in questi giorni avreste aperto? Avremo aperto la settimana prima di Pasqua, la previsione era quella. Purtroppo la certezza non c'è. Siamo ancora in autunno, tra virgolette. Sono circa 80.000 stagionali del mondo dell'ospitalità che aspetta di poter iniziare una stagione e ad oggi non ha nessuna certezza. Gli albergatori chiedono da mesi tamponi prima della partenza, una necessità indispensabile per salvare la stagione. Non si hanno ancora le regole di accesso all'isola in questo caso e non si hanno neanche i protocolli di comportamento nel caso poi si trovino dei positivi all'interno delle strutture durante la stagione. Le previsioni per il settore alberghiero non sono buone. Alla fine di marzo si aveva circa il 35% del prenotato dell'anno, oggi si sta sotto il 5%. Dal momento in cui vengono diffuse le regole ci vogliono tra i 60 e i 90 giorni perché l'informazione arrivi a tutti e soprattutto poi la parte operativa degli alberghi si organizzi. Abbiamo chiesto più volte o che venga dato del tempo, quindi garantendo prestiti a lunghissimo termine, oppure che ci siano dei contributi veri, immediati, che permettano soprattutto alle aziende più piccole di ripartire, perché altrimenti circa un terzo delle strutture non apriranno in Sardegna in questa stagione 2021. Quanti la chiamano che non vogliono aprire? Purtroppo decine di telefonate ogni giorno. Pochi minuti fa un collega che era incerto se aprire o non aprire per una stagione che non gli sta dando garanzie e deciderà di lasciare a casa oltre 20 collaboratori. A Porto Cervo si fanno lavori come fosse fine stagione. Le vetrine sono ancora imballate, alcuni negozi sono vuoti. Qui il Covid ha pompato il mercato immobiliare. Nel consorzio Costa Smeralda sono passati di proprietà 335 immobili. Da gennaio si contano 72 compravendite. Rispetto all'anno scorso c'è un incremento del 20%. Dalla casa di seconda residenza in Sardegna è comunque un qualcosa sempre desiderato, rimane sempre un sogno. Le richieste stanno arrivando. Siamo all'inizio dell'anno, però alcune si sono già ben concretizzate. E da dove vengono? E principalmente tedeschi italiani. E il Covid ha influito in questo? Sì, è molto probabile, poi soprattutto l'aria buona, l'idea di vivere in mezzo alla natura, la possibilità dello smart working ha aperto, secondo me, delle visioni diverse. Se le scuole sono chiuse, uno la casa in Sardegna la può utilizzare più mesi all'anno. A pesare sulla ripartenza sono l'andamento dei vaccini e le regole di accesso all'isola. Arriviamo all'aeroporto di Olbia in tempo per il volo da Milano. A oggi chi arriva senza vaccino e tampone ha 3 possibilità: fare il test sul posto con l'ATS, andare via e fare un molecolare in 48 ore o farsi 10 giorni di quarantena. Da dove venite? Da Milano. Abbiamo un atto notarile e quindi siamo qua. Con il cane? Sì. E dove lo lascio? Il minore non posso lasciarlo. La soluzione per la società che lo gestisce è questa. In questo hub, tra poco più di una settimana, in collaborazione con l'ospedale Mater Olbia, si effettueranno tamponi in partenza. Si tratta di test molecolari e sierologici di ultima generazione. Noi abbiamo fatto questa scelta perché pensiamo che fare il test dei passeggeri sia la chiave per la ripartenza del traffico aereo. E questo lo dimostra l'iniziativa del Travel Pass, che sta mettendo in atto la comunità europea. Il test si potrà prenotare con una semplice app. Il primo volo per la Svizzera è il 2 aprile.
La nostra capacità produttiva al momento ipotizzata è di 1000 tamponi molecolari e 1000 tamponi antigenici al giorno. Ecco, quindi chi parte farà un tampone e poi sarà libero di volare, di spostarsi.